Se seguite John Jones su Twitter, sapete che gli piace rispondere ad alcuni dei tweet dei suoi supporters, a volte a tweet, come dire, di polemica, ma a volte a semplici domande poste da alcuni dei suoi fans. In questo caso, qualche giorno fa, che cosa è successo? Che un fan gli ha chiesto: John, ma te onestamente, ok, sinceramente, che cosa pensi in un incontro nei light heavyweight tra te e Israel Adesanya? Chi avrebbe vinto? E John Jones ha preso la palla al balzo ed ha risposto. Una risposta che, ragazzi, è stata abbastanza cruda. Ha detto: è tanto tempo che non combatto nei light heavyweight contro un atleta con un livello di grappling così basso. Quindi, secondo me, sarebbe semplice: ground and pound fino alla morte. E allora io vi chiedo, ragazzi, questa è la mia domanda. Secondo voi, John Jones nel suo prime, ok? Non John Jones di adesso, ma il John Jones vero, quello che ha battuto record su record, ha disintegrato qualsiasi possibile record nella UFC. Se combattesse con Izzy Adesanya di adesso nei light heavyweight, riuscirebbe a vincere? Secondo me sì. E la seconda domanda: secondo voi John Jones di adesso, questo John, quello reduce della prestazione per esempio con Reyes, il John Jones desaparecido che non sale nell'ottagono da tantissimo tempo, che ha avuto problemi legali fuori dall'ottagono, che è stato cacciato dalla sua palestra, che ha fatto tutte queste puttanate, secondo voi adesso in un incontro nei light heavyweight, non nei medi, nei massimi leggeri, riuscirebbe a battere Israel Adesanya? E qui la mia risposta, ragazzi, non è così scontata, perché secondo me Easy potrebbe vincere, ma se John salisse sull'ottagono mentalmente pronto, nel focus e magari con un camp alle spalle decente, non dico che si fosse allenato benissimo, ma decente, secondo me sarebbe un 50-50. Ragazzi, come sempre vi ricordo, pollicione in su per sostenere il mio lavoro e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi le live in contemporanea agli eventi UFC.